Liberi.tv, Riccardo Cristiano a Conflenti in compagnia di Maria Grazia Mastroianni, che è vicepresidente della Proloco, per l'appunto, di Conflenti. Volevo chiederti, Maria Grazia, visto che ci sono delle attività in corso, ma soprattutto c'è un'attività che riguarda lo sport che è stata già diciamo ripresa quest'estate, ma che proseguirà nel periodo delle feste natalizie. Esatto, è un'edizione natalizia del Conflenti Sport 2K17 che abbiamo pubblicizzato proprio con te durante quest'estate, durante il mese di agosto. Quindi vi invitiamo giorno 16 dicembre, sabato 16 dicembre, domenica 17, nella palestra comunale di Conflenti per vari tornei di pallavolo, basket, tennis tavolo, calcio balilla, e per passare insieme, per trascorrere insieme questo weekend aspettando poi il Natale. A chi è rivolta, diciamo, questa attività? C'è un'età minima, un'età massima? Non c'è né un'età minima né un'età massima. Tutti coloro che vogliono alzarsi dal divano e mettersi all'opera, mettersi in attività. Invece di giocare sullo smartphone con un gioco magari di ruolo o fare un gioco sportivo sul cellulare, fatelo di persona, magari sfidandovi con delle persone reali. Sì, l'appello è sempre lo stesso di quest'estate. Alzarci e duellare, sfidarci tutti quanti. Ti faccio una domanda, Maria Grazia, le vostre attività come, diciamo, Proloco sono sostentate da chi? Come fate, diciamo, a organizzarle, ma soprattutto a spendervi per queste attività? Allora, questa attività del Conflenti Sport edizione natalizia, organizzata in realtà dall'associazione Conflenti Trekking, che è la stessa associazione che in estate organizza l'edizione estiva. Insieme, in collaborazione con la Proloco Conflenti. Non è finanziata da nessuno. Coloro che partecipano pagano un'iscrizione che è veramente, veramente minima, per recuperare, diciamo, i soldi che eventualmente si spendono per la realizzazione degli eventi. Quindi, se io volessi partecipare, io come tante altre persone, quant'è la quota da versare? E soprattutto, volessimo partecipare anche durante l'anno alle attività della Proloco, come fare a iscriversi eventualmente e, non lo so, anche dare un contributo se però non posso partecipare ma voglio comunque sostenere le attività della Proloco? Allora, per partecipare l'iscrizione è veramente minima, si parla di 2, 3 euro, 5 massimo proprio a persona, è proprio una spesa minima. Ovviamente tutti quelli che vogliono contribuire per la riuscita degli eventi, basta che possono contattare me, ma possono contattare anche Emanuele Mastroianni, che è il presidente dell'associazione Conflenti Trekking. Diciamo che la testa, proprio la mente, è lui. E poi voglio sapere un'altra cosa abbastanza importante, se non addirittura rilevante, quali sono i riferimenti? Esiste una pagina Facebook, un sito internet, dei numeri di telefono? Sì, esiste la pagina Facebook Conflenti Trekking, c'è sempre la pagina del Conflenti Sport che comunque è sempre aperta, quindi non viene mai chiusa, così come la pagina dell'associazione Conflenti Trekking, e i riferimenti che ho precedentemente detto, il mio, Maria Grazia Mastroianni, ed Emanuele Mastroianni, che è il presidente dell'associazione. Perfetto, io allora ringrazio Maria Grazia Mastroianni per il tempo che ci ha dedicato, quindi ci vediamo il 16 e 17 dicembre a Conflenti. Sì, è il 21 dicembre perché ricordiamo Fabio, che è il nostro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, e lo ricordiamo con uno spettacolo di cui non voglio parlare perché è giusto avere la sorpresa anche in questo caso. Sì. A che ora sarà? Sarà alle 17.30 più o meno in Piazza Visora, quindi diciamo che lo scenario si sposta, ma siamo in Piazza Visora e niente, è una sorpresa, non preannuncio niente. Non dico quindi nulla. 16 e 17 dicembre a Conflenti e poi il 21 per una sorpresa dalle 17 in poi, 17.30, sempre a Conflenti. Ringraziamo ancora Maria Grazia Mastroianni, Riccardo Cristiano, Conflenti.